Buonasera, benvenuti a PCS, lo show del calcio dilettantistico, di nuovo insieme nel nostro salotto dedicato al calcio del territorio per raccontarci insieme, raccontare il calcio che ci piace di più, quello che abbiamo dietro casa, che ci emoziona domenica dopo domenica. È successo tantissimo anche in questo weekend, dall'eccellenza fino alla terza categoria. Ne parleremo insieme nel corso di questa puntata, insieme come sempre a Daniele Silvestri. Buonasera Buonasera Gabriele, Daniele, buonasera a tutti, e ben ritrovato. E siccome noi non badiamo a spese, buonasera anche al nostro Matteo Lupini. Buonasera Matteo, come stai? Buonasera In questo Gabriele, un ciuffetto. saluto cordiale a tutti voi, cari amici telespettatori, da me e dal mio ciuffo ribelle. L'Opinions 23 non vede l'ora di regalarvi notizie provenienti da tutto il mondo, ma senza un motivo. Mentre per quanto riguarda le notizie vere, quelle del calcio a 11, dall'eccellenza alla terza categoria, passando per il settore giovanile, basta andare su info. Volevo dire su www.puntinacalcioshow.com. Sto perdendo i colpi. Stai concentrato, Matteo, che già hai sbagliato, Ok, stai in calma. partita, che la puntata è lunga, dobbiamo parlare di tanto e dobbiamo parlare questa sera tanto di terza categoria che è iniziata da pochissimo, e in particolare gli ospiti di questa sera provengono da una società che finalmente può risorgere. Stiamo parlando del Real Marconi Anzio. Gli ospiti di questa sera provengono da questa società ed iniziamo allora dall'allenatore. Buonasera Bartolo Pianelli, buonasera, buonasera mister, buonasera. Ben ritrovato. Ritroviamo anche uno dei bomber più conosciuti del territorio, che continua a crescere, Enzo Baudi. Buonasera Enzo, buonasera, buonasera. ben ritrovato. E poi salutiamo per la prima volta nel nostro studio Matteo Cozzolino. Buonasera, centrocampista Buonasera, del Real Marconi, che gongola perché ha vinto la partita di questo turno. Ma andiamo con ordine, andiamo a vedere cosa è successo in tutto il girone di terza categoria. Vediamo Matteo. E per farlo andiamo su fiatti.com. Dopo due giornate, solo due squadre a punteggio pieno. Lo Sporting Tanas, reduce dal 2-0 sul Caisra, e il Real Marconi Anzio col 3-1 sullo Stagni di Ostia. L'Atletico Nepomezia, terzo, non va oltre il 2-2 sullo Spartak Lidense. Con lo stesso risultato, l'Atletico Montespaccato pareggia in casa dell'Atletico Grifoni. La Virtus Tor Vaianica ottiene i primi tre punti, battendo per 3-1 il San Giacomo. Approfitto di questo momento per mostrarvi un'immagine, eccola qui, in ricordo del bomber Roberto Arena. Sempre vivo il ricordo di Roberto Arena, grande amico, grande professionista esemplare. Allora, direi spazio alle immagini prima di parlare con i nostri ospiti, proprio del Real Marconi Anzio, che vince per 3-1 contro lo Stagni di Ostia, al servizio di Andrea Angileri. Per la seconda giornata di terza categoria, girone A, si affrontano Real Marconi Anzio e Stagni di Ostia. I padroni di casa cercano la seconda vittoria nelle prime due di campionato. Gli ospiti invece vogliono cominciare a muovere la classifica dopo la prima sconfitta interna. Partono bene gli ostiensi con un'azione individuale di Persi, ma il suo tiro è centrale. La risposta dei locali non si fa attendere e Taglienti, lanciato in porta davanti a Marcheggiani, spreca tutto. Insistono i padroni di casa con una punizione dalla tre quarti di Riccolani. Nessuno interviene, ma il portiere è attento e smanaccia in angolo. Si fa forte il pressing della Real Marconi, che ci prova con questa punizione di Taglienti, ma il pallone finisce alto. Alla mezz'ora gli ostiensi hanno una grande occasione. Persi trova Spada in area, che si gira e prova con il destro, ma Ceravolo respinge con i piedi. Rimessa Real Marconi e Saiu decide di tirare così. È un gol fantastico ed è vantaggio Real Marconi Anzio. Passano 10 minuti e Recolani serve Saiu, che con un destro al volo trova un gol stupendo. È una doppietta splendida per il numero 11 della Real Marconi ed è 2-0. Ad inizio ripresa Saiu ha la possibilità addirittura per la tripletta, ma il portiere esce sicuro. Lo Stagni di Ostia prova a reagire con questo colpo di testa di Spada, ma c'è la bella risposta di Ceravolo. All'ottavo del secondo tempo Paganelli trattiene in area Baudi, per l'arbitro e calcio di rigore. Dal dischetto va proprio il numero 9, che trasforma in maniera perfetta ed è 3-0 per la Real Marconi. Negli ultimi minuti gli ospiti accorciano le distanze. Su angolo Spada di testa colpisce il palo, ma dalle retrovie arriva De Angelis, che trova un bel gol dal limite dell'area. Sarà solo un premio di consolazione, perché il match finisce 3-1 per la Real Marconi Anzio, seconda vittoria su due per i padroni di casa. Per lo Stagni di Ostia, seconda sconfitta di fila. Allora, abbiamo visto la gara, Real Marconi a punteggio pieno con due vittorie. Parliamo di questa partita con il mister, gara che è sembrata inizialmente abbastanza bloccata, poi
ci sono volute queste due prodezze autentiche di Saiu per sbloccarla, oltre al rigore poi trasformato, conquistato e trasformato da Enzo Vaudi. La lettura della partita del mister. Abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio. I primi 20 minuti forse un po' l'emozione di fare la prima partita casalinga ha fatto sì che comunque erano un po' bloccati. Poi sì, ecco, è uscito fuori quel gol di Saiu. Devo dire la verità, sono molto contento per questo ragazzo perché ha giocato per 2 anni e mezzo, anche 3 con me, e quest'anno si sta esprimendo come mai aveva fatto fino ad ora. Ci sto puntando tanto e sono molto contento. Enzo, tu hai segnato insomma su calcio di rigore. Che indicazioni vi dà questa gara? Ha detto il mister, insomma, era la prima in casa, magari un po' di emozione, un po' di apprensione. Insomma, come l'hai vissuta tu lì al centro dell'attacco? Sì, ecco, come ogni partita, poi quando giochi devi sempre cercare di fare il meglio, no? Devi sempre cercare di rispettare ogni avversario, devi stare concentrato, devi lottare su ogni pallone. E niente, noi volevamo partire bene, era questa la cosa principale, che era partire bene, perché purtroppo quest'anno il campionato è un po' corto, nel senso ci sono poche squadre e passi falsi bisogna farne il meno possibile, cioè meno margine d'errore rispetto agli anni scorsi. Quindi fare una partenza così era doveroso per noi, che comunque siamo costruiti, secondo me, in maniera molto intelligente, con ragazzi validi, ragazzi, persone serie, persone che stanno nel progetto, che vogliono arrivare a un risultato finale, cioè una comunione di intenti, diciamo. Quindi ecco, noi ci siamo, domenica andiamo a fare una partita molto importante, cerchiamo di arrivarci preparati e vediamo come va. Volevo andare da Matteo Pozzolino, che è uno degli elementi nuovi, tra virgolette, della Rosa, perché non fa parte del vecchio gruppo ex Fanciulla D'Anzio. Allora, come hai trovato questo gruppo? Quali valori esprime, secondo te? Ovviamente siamo all'inizio della stagione, qualcosa dallo spogliatoio che stai vivendo? Beh, sicuramente in queste categorie è importante l'affinità di squadra, no? Quando ti trovi bene in un gruppo sta alla base di tutto. Io mi trovo bene, il gruppo è affiatato, siamo bene sia dentro lo spogliatoio che in campo, e penso che sia un buon avvio di stagione. Allora mister, punteggio pieno, 2 vittorie, molto bene. Io lascio i puntini sospensivi. È troppo presto per dire qualsiasi cosa? Sicuro. O comunque, non so, qualche indicazione positiva ce l'ha già avuta? Come ha detto Enzo, la squadra è costruita sicuramente per fare bene, si sta puntando per fare un campionato importante, comunque di vertice, per cercare di arrivare almeno tra le prime 3-4 posizioni, sicuramente andrà così. La squadra a me mi sta dando soddisfazioni, me ne ha cominciato a dare già da settembre a oggi, perché noi comunque abbiamo fatto, chiamiamolo così, un mini campionato a settembre, perché abbiamo fatto 5 amichevoli con squadre sicuramente di categoria superiore alla nostra, comportandoci comunque molto bene. Ci stiamo allenando sempre numerosi e questo è molto importante, la rosa è sempre al completo sia il martedì che il giovedì e sta andando tutto bene, poi facciamo parlare il campo e speriamo che va bene tutta la stagione. Ecco, ovviamente mister con i piedi per terra non vuole magari dire troppo, siamo solamente a 2 partite. Si è espresso anche su Saiu, che chiaramente oggi prende la copertina. Vorrei far parlare di Saiu un suo compagno di reparto. Facciamo parlare Enzo Vaudi. Cosa puoi dirci su questo ragazzo? Abbiamo visto cosa è stato capace di fare. Dal punto di vista caratteriale, che ragazzo è? Beh, un ragazzo sicuramente, un bravissimo ragazzo, un ragazzo che si impegna, un ragazzo che fa quello che dice l'allenatore, che fa quello che gli chiedono i compagni, che gli chiede la squadra. Si impegna veramente tanto, è un lottatore e ci aspettiamo che continui così, perché chi ben comincia a metà dell'opera, si dice, quindi siamo fiduciosi, ma oltre su lui, su tutto il resto dell'organico. Comunque noi contiamo su tutti sono utili, nessuno è indispensabile.
Però diciamo che lui è partito bene, sono contento per lui perché se lo merita, perché è un ragazzo che non manca un allenamento, si impegna tanto, quindi se lo merita, una giornata come ieri se la merita, speriamo che ce ne siano anche altri. Invece Saiu per Real Marconi, abbiamo evidenziato invece per lo Stagni di Ostia la prestazione di Marchegiani, che è il portiere, che oltre insomma a fare il portiere si è distinto anche per, tra virgolette, la chiacchiera, diciamo così, perché parlava moltissimo. Allora, ad avversari, Matteo, come avete visto la prestazione del portiere avversario? Beh, sicuramente è una persona che ci mette la personalità, è un portiere, un buon portiere, può fare questa categoria senza problemi. È stato sfortunato perché ha preso due gol, uno meglio dell'altro, quindi assolutamente. Non possiamo dire nulla. E in bocca al lupo per lui, per la sua stagione, tutto qua. Gabriele, se mi permetti, sì, vorrei fare, proprio approfittando del mister e anche dei ragazzi, un discorso un po' più ampio, perché questo che sta nascendo per voi è un progetto che in realtà è nuovo, ma è sulla falsa riga di quello che avete già fatto con la fanciulla Lanzio nel territorio tanto bene per tanti anni. Parto proprio dal mister, perché sì, nonostante che sia molto giovane, in realtà ha già navigato, ha tanta esperienza su una panchina, comunque una piazza importante che è conosciuta da tutti nel territorio. Questo progetto quando nasce, come nasce e soprattutto che cosa vi siete detti all'inizio quando stavate pensando, quando i primi ingranaggi stavano per essere messi uno dietro l'altro, insomma? Allora, piccola premessa, io ho giocato lì a Real Marconi per tanti anni a calcio, quindi sono molto legato a quell'ambiente, a quel quartiere, avevo questo desiderio già da tempo comunque. Questo rapporto nasce da poco dopo finita la mia esperienza con il fanciulla Danzio, quindi parliamo di dicembre e gennaio. Io ho fatto le prime 7 partite in seconda categoria con il fanciulla Danzio, le cose stavano andando così così. Io con il mio vecchio presidente abbiamo valutato la cosa e le cose sono andate così. Mi sono allontanato dal fanciulla Danzio e via dicendo. E quindi diciamo da gennaio 2016 già avevo i primi contatti con il Real Marconi. Poi sono persone che conosco da anni, mi vogliono bene, io voglio bene a loro. È così. E per quanto riguarda il progetto, c'è un progetto abbastanza importante, perché comunque Real Marconi è già stato in prima categoria qualche anno fa. Ci sono le stesse intenzioni nell'arco di 3-4 anni, però ci arriviamo. Magari anche prima di 3-4 anni. Vediamo. Tra l'altro voi avete anche questa importanza sociale, permettimi di dire così, perché in un territorio importante come Anzio, una squadra come Real Marconi, che era di fatto sparita dai radar, voi la riportate in auge e l'avete fatto con questo tipo di prestazione in campo, ma soprattutto, permettimi di dirlo, con un piglio professionale fin dall'inizio. Ci avete lavorato a fare spenti all'inizio, come dicevi, nel corso dei mesi, poi avete lavorato, quindi questa è l'ennesima dimostrazione come il calcio dilettantistico, anche quando tocca i, tra virgolette, i gradini più bassi, no? Terza categoria, eccetera, non è detto che debba essere semplicemente solo goliardico, anzi, si può fare sport sano anche in terza categoria, salendo dalla terza con personalità comunque forti, giovani come la tua, come quella di Enzo, eccetera, ma anche programmando, no? E comunque facendo bene al territorio, perché di fatto era sparita una società. Certo, ti ringrazio per queste parole. È così. Noi cerchiamo di mettere il massimo della serietà e, ve lo ripeto, il gruppo è molto serio, molto unito e il progetto c'è, quindi sono sicuro che ci arriviamo. Sono sicuro che ci arriviamo. Andrà sicuramente bene, Gabriele, però facciamo finta che non c'è il mister. Chiediamo ai ragazzi che cosa possono raccontarci del mister come timoniere. Non c'è tanto, il mister non vi ascolta. Non ci sente. Diciamo. Non vi sente, soprattutto non aumenterà i carichi di lavoro, visto okay, che parlerete male. No, no.
Allora, il mister è una persona, beh, io lo conosco da anni, siamo amici da tantissimo tempo, abbiamo anche giocato insieme proprio al Marconi, quando abbiamo fatto la seconda? Sì. Ok. Il mister ci mette tanto impegno, è una persona che pretende tanto, che lavora tanto, è sempre puntuale, le regole dello spogliatoio sono ben chiare, nel senso puntualità, impegno, e giustamente lui pretende tanto dalla squadra e noi dobbiamo solamente seguirlo. Chiunque decida di venire a giocare con noi deve seguire l'allenatore, in tutto e per tutto. E i risultati al momento ci stanno dando ragione, speriamo che continuiamo su questa falsariga. Tu sei un leader, un veterano, sentiamo anche Matteo. Io posso dire che non lo conoscevo, l'ho conosciuto quest'anno il mister perché mi ha chiamato, mi ha convinto, perché avevo alcuni problemi che comunque col mister ne ho parlato, mi è venuto incontro. E devo dire che è una persona speciale, una persona che mi ha saputo far tornare la voglia di giocare a calcio, che è una cosa importantissima, quindi lo devo anche ringraziare. E di conseguenza posso dire che per il momento non possiamo dargli torto, i risultati parlano, quindi diciamo sta tutto qui, ecco. Poi il mister vi mette in campo, poi dipende da voi sicuramente produrre quello che lui insegna. Ma un difetto ce l'avrà questo mister? Diciamo che si arrabbia un po' spesso. Troppo facilmente. Troppo facilmente. Magari dipende da voi, no? Noi ci mettiamo il nostro. Noi siamo stinchi di santo, perché bisogna dirla tutta. Però si percepisce, Gabriele, che c'è veramente uno spirito di insieme molto forte, una grande unità, e lo si è visto anche in campo. Non si gioca in questo modo, non si fanno comunque punti, nessuna categoria, se non c'è spirito di insieme. Credo che il mister sia proprio il leader, no, di questo. Sì, sì. Guarda, io ho giocato io gioco tantissimi anni a pallone, ho detto anche ai ragazzi in settimana, io ho un gruppo così, io gioco tantissimi anni, ma un gruppo così, affiatato, dove in campo ognuno si aiuta, non c'è una chiacchiera fuori posto, non c'è un rimprovero fatto oltre le righe, diciamo. E io sono rimasto veramente colpito di questa cosa qui, cioè veramente un gruppo al momento eccezionale. E veramente sono rimasto sbalordito di questa cosa, quindi devo fare complimenti a tutti i ragazzi. Certo, l'unica cosa, mister, mi raccomando, non invitate Matteo Lupini, perché spegne subito questo litigio, tutto l'amore che c'è nello spogliatoio. No, a parte gli scherzi, insomma, se queste sono le premesse, Real Marconi arriverà dove gli compete, insomma, dove è stato per tanti anni. Ci fermiamo, un piccolissimo break per noi, poi torniamo con tutte le altre cose da raccontare di questa sera, fra poco.